perché i TSM vinceranno il mondiale. Insomma, sono domande lecite, perché effettivamente la prestazione dei Fanatic contro quella che effettivamente è una wild card dell'NA come terzo seed è una performance che, per quanto si possa lodare l'impegno di Uni, come anche i Damonte, dell'intero team dei Clutch Gaming, mette in risalto alcune problematiche che sono invece dall'altra parte, ovvero Fanatic. Già, questa è stata una partita, l'ultima partita è stata intensa, spettacolare, fino all'ultimo secondo. Eravamo qua che ci stavamo finendo le unghie a furia di mangiarcele, ma i Fanatic si sono cacciati un po' in una situazione scomoda dalla loro, a partire da una draft che li ha un po' messi sfavoriti in certi momenti, costretti a dover stallare alcune fasi della partita in cui non potevano forzare le aggressioni che avrebbero voluto forzare con il loro pick, questi pick come Leona, un Urgot in corsia superiore molto insolito, ma che alla fine poi è riuscito a fare un po' funzionare nei teamfight. Questi Fanatic adesso devono fare un bel salto di qualità, perché hanno affrontato i Clutch Gaming, hanno trovato la vittoria, l'hanno sudata, ma adesso devono andare a sfidare gli SKT, la squadra che in questo momento è 4-0, ancora imbattuta nel loro gruppo, ancora così distante da una sconfitta. Sembra che nessuno riesca a toccarli, anche se gli RNG li hanno spinti all'estremo per diverse volte, non c'è mai stato veramente quel colpo di grazia. Non solo, ma un altro dei dubbi, un po' delle domande che ci sta facendo è: effettivamente Reckless ha avuto questa performance non del tutto, assolutamente, non del tutto scadente con questa Xayah, però viene un po' il dubbio che forse è il momento di tornare a quelle, quei famosi setup con Yumigaren, che se non altro a livello di decisional making sono quelli che hanno favorito i Fanatic. Vediamo quale sarà la loro scelta, se continueranno con questo ritmo oppure cambieranno strategia. Siamo in selezione di campioni finalmente, Fanatic mantengono il loro ban standard di Pantheon da Red Side, SK Telecom invece mantengono il ban standard Yumi di Twisted Fate contro i Fanatic. E ovviamente arriva il ban di Yumi, ovviamente se non c'è Yumi non c'è Garen. E questo ovviamente va già a delimitare, va già a eliminare quel quesito iniziale, se i Fanatic volessero o meno riprendere un po' le redini, più che altro mentali, abbiamo visto proprio una forma diversa anche a livello decisionale. Ottimo comunque anche andare a eliminare Kyle, che è stato comunque molto importante anche per i Fanatic, in virtù comunque di una bot lane magari sprovvista di un possibile AD carry tradizionale. La risposta dei Fanatic non tarda ad arrivare, sarà Renekton. E adesso vediamo quale sarà anche l'ultimo campione che vogliono togliere dalle mani di questi SKT, perché gli SKT si sono dimostrati molto pericolosi e molto minacciosi con una pletora di pick. Alla fine sarà Qiyana l'ultimo ban, che è abbastanza particolare, lascia ancora molti pick che gli SKT amano giocare disponibili. La Kali in primis è un campione che sia Khan che Faker ci hanno mostrato, sanno flexare tranquillamente tra le due posizioni, ed è tra l'altro un campione che ha aiutato più e più volte gli SKT ad arrivare alla vittoria. Assolutamente un campione che, per l'appunto, in mani capaci può creare delle vere e proprie outplayate che ti cambiano direttamente la direzione del fight, del teamfight stesso, della partita anche, nonostante tu sia sotto o sopra di risorse. Vediamo adesso quale sarà la scelta dei Fanatic. Xayah Khan potenzialmente è disponibile come opzione. Sarà Gragas la loro prima selezione, ti assicuri di mettere un forte jungler nelle mani di Broxah, ed è anche un ottimo pick da togliere dalle mani di Kleed. Gli SK Telecom ci hanno mostrato persino Gragas sia suo in corsia inferiore, quindi non vuoi rischiare anche quell'opportunità. Vediamo quale sarà il seguito un po' della draft dei Fanatic. Hanno molte opzioni ancora, ci sono ancora molti campioni disponibili, sembra che quella Xayah sia ancora una volta la via da scegliere per Reckless. Alla fine sarà Xayah quindi selezionata per i Fanatic, d'altronde lo stesso tumulto di piume può essere un'ottima risorsa utilizzabile sia in maniera difensiva che offensiva, quindi è una di carry che tutto sommato può badare un po' a se stessa qualora faccia un passo in più, un passo oltre il permesso. Assolutamente, per gli SKT assicurarsi subito il secondo AD carry più forte, andando secondo la gran parte delle tier list, è questa Kai'Sa, sarà quindi immediatamente bloccata per Teddy. E vediamo quali saranno le loro opzioni finali. Quella Kali mantiene ancora un alto potenziale di flex, puoi andare subito ad assicurarti un buon compagno di lane per Kai'Sa, persino un pick di Rakan potrebbe non essere male per negare la coppia Vastayana ai Fanatic, ma alla fine sarà Lee Sin, quindi più priorità su un jungler d'early game, pareggiare quindi un po' i conti tra Kleed e Broxah, piuttosto che assicurarsi un matchup favorevole nella corsia inferiore. Tutto sommato non è forse una scelta errata, anzi riuscire ad arrestare un po' quel Gragas delimita molto le potenzialità dei Fanatic, anche in virtù per l'appunto di un possibile teamfight o gank continui da parte di Gragas stesso. Gagplank alla fine per Bwipo, tornando così una fonte anche sicura, un po' alla Urgot, avendo così dalla sua comunque uno scaling molto molto elevato.
Vedremo in ogni caso adesso, perché siamo nella seconda fase di ban. Nautilus da parte di Fnatic rimosso, vedremo la risposta degli SKT Telecom. Allora, gli SKT hanno... possono andare chiaramente a bannare Rakan, sarebbe il primo istinto che uno ha quando vede Xayah disponibile, cioè Xayah locata e Rakan ancora disponibile. Però è un ban speso in più ed è un po' il piano dei Fnatic, costringere gli SKT a spendere uno dei loro ban verso il supporto invece di investirlo verso la corsia centrale, dove ancora Nemesis deve andare a selezionare il suo campione. Immagino lasceranno l'ultimo pick proprio per lui, in modo tale che possa vedere almeno quali possibili flex gli si pongono davanti. Per adesso abbiamo questa Kali che non sappiamo ancora dove vada. Gli SKT hanno ancora un grande potenziale di scelta da loro. Potenzialmente è possibile che stiamo cercando gli stessi ruoli, sì, perché manca un supporto da entrambe le parti, manca un solo laner da parte degli SKT, ancora non sappiamo se top e mid e il mid laner dei Fnatic. Gangplank tra l'altro è un blind pick vecchio stile per Bwipo, quando prima di Aatrox, se dovevi andare a scegliere un campione per Bwipo da blind pickare in ogni situazione, Gangplank. È questo Gangplank. Vedremo alla fine il Fnatic dove... bravo Reckless, continua a scherzare. Dicevo quindi, vedremo adesso come si andranno a selezionare, perché ovviamente stiamo cercando quello che è una solo lane ma anche un support. Dubito che ovviamente sarà Illisang la scelta del counter pick, e alla fine sarà Leona, quindi riconfermato anche per lo stesso Illisang, quindi una duo bot precedente appena vista. Già. Vedremo gli SKT come andranno a ribattere. Dubito che vorranno subito svelare la carta jolly di Faker. Beh, a questo punto... beh, alla fine non puoi fare molto, quindi... esatto, devi piccare subito adesso. Quindi per Nemesis ci sarà perlomeno la conoscenza dei due possibili matchup da affrontare, Akali e X. SKT stanno valutando diversi supporti, alla fine sarà Alistar. Un pick abbastanza interessante che non vediamo molto spesso, è l'ultima selezione. Vladimir. Questo Vladimir tendenzialmente un po' più lo vedo verso la corsia superiore, soprattutto perché è già stato rivelato il Gangplank, e Vladimir contro Gangplank ovviamente è un fantastico matchup. Assolutamente. Nel quale Vladimir può permettersi addirittura di prendere la criptomanzia, procarla numerose volte in fase di corsia e scalare facilmente. Quindi per Nemesis sapere che stai andando ad affrontare una Kali ti lascia già diverse opzioni disponibili. Questo è Veigar. Oh, signori, Veigar. Questa sì che è una risposta molto interessante lato Fnatic, che spinge tra l'altro lo scaling della squadra verso un potenziale infinito, avendo comunque Kai'Sa e Gangplank con un ottimo scaling, e poi Veigar con quello che presumibilmente è infinito, tra virgolette. Assolutamente. Veigar è un campione che mi piace molto contro la composizione degli SKT, perché hai quattro campioni che hanno dei dash molto importanti nel loro kit, tra Lee Sin, Akali, Kai'Sa e Alistar, che puoi bloccare con il muro. Vladimir, anche quando è in pozza di sangue, non può attraversare lo stordimento, non può uscirsene senza rimanere immobilizzato. Quindi questo Veigar potenzialmente mette sotto scacco tutti e cinque i campioni avversari, costringendoli a giocare in maniera alternativa alla loro tipica aggressione. Per un attimo ho avuto un brivido su quel primo switch di ruoli, perché effettivamente lo stesso Reckless ha già giocato diverse partite con Veigar a livello di solo Q, insomma, anche di scrim. Quindi c'era un po' il pericolo. In ogni caso, alla fine, Vladimir in corsa superiore e per Akali nelle mani di Faker. Quindi c'è un grande... c'è un grande possibilità di aggressione iniziale, per quanto Veigar con la gabbia può tenere un po' a bada Akali con i suoi spostamenti. Cioè, alla fine non sarà necessariamente un show match di meccaniche in corsia centrale, ma i Fnatic si sono assicurati una composizione con cui si trovano al loro agio. Quindi presentiamo le squadre e poi entriamo in partita. Questi sono i player e questi sono i due stemmi dei team, e finalmente ci siamo. La panoramica è lì su Netherland degli evocatori per questo incredibile match. SK Telecom T1 contro i Fnatic. E quindi da casa con i vostri hashtag potete farci sapere per chi fate il tifo. Hashtag SKTWin contro hashtag FNCWin. Gli SKT ancora imbattuti in questo mondiale, 4-0. Saranno forse i Fnatic a segnare loro la prima sconfitta. È decisamente un'impresa ardua. Notevole, un'impresa notevole e ardua qualora ci riuscissero, perché per adesso gli SKT non sembrano voler cedere il passo a nessuno. Già, assolutamente. C'è da dire che comunque per i Fnatic il fatto che siano riusciti a trovare quella prima vittoria è già un pesante sospiro di sollievo, perché adesso
questa sconfitta non è più un must win, non è una vittoria che devi guadagnarti a tutti i costi. Se la vinci, fantastico, improvvisamente le tue possibilità di avanzamento sono molto più limpide, perché una vittoria contro gli RNG ti porta in vetta. Perderla diventa un pochino problematico, perché a quel punto non sei sicuro che la vittoria contro gli RNG ti qualifichi automaticamente, potrebbe forzare addirittura uno spareggio. Situazione critica per diversi di questi team. Adesso Buipo su Khan, primo tuo attacco, scambio di colpi. Buipo molto aggressivo, cerca in qualche modo di farsi valere in quelli che sono un po' i primi trade, fin tanto che Khan stesso non ha quella Q potenziata, quella trasfusione potenziata. Ovviamente abbiamo già visto questo matchup. Tra l'altro Khan interessante, perché ha optato non per la cleptomanzia, come poteva essere possibile una delle sue possibilità, ma per lo scatto fasico, quindi incentrato molto di più sui trade e poi sul team fight vero e proprio, quando potrà scatenare tutta la sua potenza. Assolutamente sì. Oltretutto vediamo potenziamento glaciale per Nemesis in corsia centrale, quindi ancora una volta sarà questo Veigar, esatto, da stile un po' più supportivo, un pochino più tradizionale, per assistere anche i suoi compagni di squadra. Abbiamo visto nella partita precedente Buipo addirittura impegna il flash, ne risponde Khan di conseguenza e per poco. Tra l'altro Buipo molto bravo a sfruttare anche la distruzione del proprio barile con quel danno percentuale. Adesso lo vediamo per l'appunto, nuovamente completa aggressione, trova un altro ottimo barile e questo è un controllo e un dominio totale. Buipo ha impegnato molto bene le sue risorse iniziali, certo al costo di tutte e tre le pozioni della corruzione, ma ne valsa la pena perché ha già il dominio. E oltretutto guarda dov'è la wave di Buipo adesso, sotto questa torre. Khan costretto al teletrasporto immediato, non si cura nemmeno del tutto prima di tornare in corsia, e Broxa, che è in invasione nella giungla avversaria, poteva sperare di cercare un dive, ma è molto faticoso cercare di avere un Vladimir, soprattutto Vladimir che adesso raggiungerà il livello 3 e avrà a disposizione la pozza di sangue. In realtà l'aveva già presa a livello 2 per essere cauto, ma in generale una giocata un po' complicata da eseguire. Buipo che però con la sua aggressione viene premiato, ha preso il flash avversario e ha un vantaggio in CS notevole, un vantaggio anche di pressione. E anche il teletrasporto di Khan utilizzato immediatamente senza alcun reale effettivo vantaggio. Questo potrebbe addirittura forzare Buipo a spendere tutte le sue risorse, poi una volta raggiunti i gold necessari prendere già un primo oggetto per avvantaggiarsi sempre di più sui trade. Ma ovviamente il quesito a winning condition in questa corsa superiore è mantenere questo livello di aggressione, non solo in questi primi minuti. Assolutamente. Avere comunque il vantaggio, o meglio il potenziale dello scaling pressoché paritario dei due campioni, permette a Buipo, che si è già fatto avanti appunto con un buon vantaggio iniziale, di imporsi meglio anche nel seguito della partita. Attenzione, il primo engage da parte di Illisang, ma bravissimo con la capacità effort per andare ad allentare. Ottimo anche il movimento per evitare ovviamente il richiamo delle piume da parte di Reckless, l'incantalame. E adesso addirittura Clid si avvicina a questa corsia inferiore, qualora ci fosse bisogno della sua assistenza Illisang deve stare un po' attento. Io inizierei a sospettare, perché è forse... Attenzione, perché arriva la capocciata più il knock-up, potrebbe arrivare per appunto il controllo. Previsto Illisang evitarne il controllo stesso, ma questo ovviamente lo manda in una posizione sfavorevole in faccia a Teddy e Clid. Questo è un primo sangue, facile facile, pulito pulito per gli Ascheti. Cercano l'aggressione, la trovano, Illisang purtroppo non riesce a scambiare kill per kill, e anche con la presenza di Brox, anche col predatore attivo, non riescono i Fnatic a rispondere all'aggressione nemica. Bravo effort a giocare molto sul o mi ingaggi o perdi tempo, e a quel punto posso ingaggiarti io, infatti qui lo vediamo. Già, assolutamente, un'altra breve occhiata a questo scontro. Effort che trova una giusta combo, Illisang che non può procare inizialmente delle difese bonus, in realtà a quanto pare non aveva nemmeno la scossa d'assestamento, esatto, disponibile come rune. Adesso Faker però, top. Faker in corsa superiore, richiamo del teletrasporto a parte lo stesso Nemesis, questo comunque è un cooldown molto importante per quanto Buipo e Nemesis ora si facciano avanti. È stato con Shuriken disponibile per allontanarsi. Ottimo comunque da parte di Faker. Un semplice spostamento in corsia superiore ha richiamato il teletrasporto di Nemesis. Così non sarà più disponibile qualora magari gli serva. Già, questo sicuramente. Nemesis comunque era appena tornato in base, quindi un teletrasporto che se non lo porta in mid lo porta in top. L'unica cosa, l'unico tempo che spreca è quello per passare dalla top alla mid a piedi, facendo anche un giro abbastanza largo, perché devi rispettare la potenziale presenza di Faker, che sta cercando di tenderti un agguato. Alla fine riuscirà ad arrivare in corsia centrale Nemesis senza troppi problemi, e Faker sta comunque mantenendo un buon vantaggio di CS, minacciando ancora abbastanza pesantemente questo Veigar. Lo scaling è ancora ben lontano. Intanto qui vediamo Clid per l'appunto portarsi su questo drago. Adesso Effort va a dargli un follow up iniziale. Illisang dona visione. Sta arrivando anche Kraga. Subito i barili esplosivi da parte di Buipo partono dalle cannonate.
Brox cerca di guadagnare priorità insieme a Illisang, addirittura qui parte il re-engage, ma così si riporta in faccia lo stesso Ted, gli ultimi attacchi e nonostante il flash, la quinta stack di plasma da parte di questa Kai'Sa riuscirà a ottenere l'uccisione, sono già due e questa Kai'Sa è come un MC spada. Già, forse Illisang non si aspettava tutto quei danni, ma tre MC spada, il proc della passiva e il proc anche dell'attacco sostenuto, Teddy già ha fatto veramente una marea di danno con quel singolo auto-attack. Alla fine i Fnatic sono riusciti a bloccare il drago, ma hanno ceduto un'altra uccisione nelle mani di Teddy. E la dichiara degli SKT piano piano queste risorse le farà ben fruttare. Purtroppo Illisang, per quanto nei vari teamfight anche precedenti si sia esposto in maniera ottimale, andando a raggruppare la maggior parte delle attenzioni, in questi primi minuti deve essere un pochino meno aggressivo perché non sta rispettando il potenziale effettivo della combinazione anche nemica. Adesso questa Kai'Sa partirà con un ottimo farm rispetto allo stesso Reckless, costretto sotto torre la maggior parte delle volte, e già con un MC spada sta tornando ora in base. Già, questa non è una situazione che ti aspettavi di vedere da parte dei Fnatic, perché hai una corsia inferiore che era forse quella su cui potevi permetterti di scommettere un po' di più, che sta soffrendo e si sta rivelando abbastanza appesantita sotto i colpi avversari, mentre la corsia superiore, che doveva essere invece una corsia molto più semplice da gestire per Khan, è controllata meglio da Bwipo. Broxa, vediamo se riesce ad adattare un po' il suo stile per dirigersi in quella corsia superiore, magari intercettare un intervento di Clid, che però adesso viene visto da questo lume di controllo, quindi sì, ci saranno informazioni da parte dei Fnatic che gli SKT potrebbero cercare il dive con la pozza di sangue di Khan. Arriva di ping da parte di Broxa, si lancia in avanti, arriva l'emo piaga, sempre lo stesso Bwipo, Khan si va in avanti, potrebbe esserci l'ultimo colpo, ma un doppio stun da parte di Broxa stesso, senza piegare il proprio flash, la pozza di sangue, danni su lo stesso Bwipo, l'onda risonante, la tempesta, alla fine sarà un 1-1, il kick per allontanare Broxa e avere il follow up, adesso nuovamente il colpo della tempesta, il barile per andare a rallentare, l'onda purtroppo non coglie Broxa, non c'è nuovamente una continua aggressione da parte di Clid. Che rischio, che rischio, e nonostante ciò gli SKT comunque rimangono sull'1-1. Assolutamente, entrambi i jungler hanno ottenuto il livello 6 da quelle uccisioni e Clid subito ha livellato la Suprema, ha calciato via Broxa per spostare il focus del fight lontano dalla torre. Quella è stata forse la giocata che ha costretto Broxa ad arretrare e a impedire questa azione. L'ingresso in scena è stato fenomenale con questa doppia spanciata, costringendo Khan a un inserimento meno che ideale dopo aver trovato la pozza di sangue per prendere un po' di tempo, ma alla fine il colpo di torre gli dà il colpo di grazia e Clid, che riesce poi a inserirsi, spostare il fight appunto lontano da questa torre. Broxa anche con la Suprema dalla sua non avrebbe avuto abbastanza danni per cercare di bastare Clid, quindi decide di arretrare e aspettare, anzi probabilmente l'avrebbe impiegato per allontanarlo, e quindi tutto sommato meglio mantenersi al per l'appunto un momento un pochino più favorevole, guadagnarne una posizione migliore. Adesso addirittura Broxa fa capolino in questa corsia centrale per dare un po' di favore a Nemesis e permettere di trovare un recall un po' più comodo, mentre Faker continua a fare sua questa corsia senza troppi problemi. Intanto qui vediamo il gold totali, Teddy in testa a tutti quanti, un altro barile, Khan costretto ovviamente alla pozza di sangue, trasfusione potenziata. Ovviamente man mano che il minutaggio andrà avanti, per quanto Bwipo possa essere aggressivo, lo vediamo con un farm più o meno paritario. Senza contare questa ondata che sta arrivando, sarà sempre più facile per Khan riuscire a reggere il confronto e quei parlè. Già, assolutamente. Teddy che è 1000 gold net in vantaggio rispetto a Reckless, è purtroppo un peso abbastanza complicato da gestire per i Fnatic. Stai itemizzando verso quella che sembra essere un frammento di infinito come primo oggetto addirittura. Beh, ha un senso, attenzione perché trasfusione potenziata, l'emo piaga breve potrebbe tornare, Bwipo conscio di ciò, per quanto stia arrivando Broxa. Però c'è un lume del controllo, Khan quindi ha visione completa, sa bene che può aggiustarsi. E intanto Clid giustamente ne approfitta. Finché Khan tiene Broxa lì vicino, Clid è libero di fare, addirittura con l'arrivo di Faker e la copertura di Teddy, libero per l'appunto di prendersi questo primo drago dell'oceano. Dicevo, effettivamente la soluzione di Teddy di andare a ottimizzare in maniera magari fin da subito aggressiva e fisica ha un suo perché, d'altronde hai Faker e Khan con due altissimi scaling magici, quindi perché dover andare a itemizzare in maniera ibrida? Già, sicuramente il danno fisico, un'itemizzazione che comunque con il rasoio della tempesta va a beneficiare su una power spike immediata. Vero. Ma quando hai trovato così tante entrate fin da subito devi e hai questo vantaggio così grande, puoi permetterti di cercare una build che vada a evitare quello scaling non esattamente ideale. Attenzione, Faker, assalto con Shuriken ottimale, è andato così ad evitare la W dello stesso Nemesis.
Questo lume piazzato da Effort prima è stato veramente fantastico. Lume che si mantiene fuori dal range da torre. Serenemetis costretto magari al flash offensivo. Così sarà. Brox ha un'ottima stase. Arrivano le cannonate da parte di Wipo. I danni iniziano a sentirsi. Clint sbilanciato. Teddy in fin di vita. La pistoletta dà il parley finale. Illisang è lì vicino. Alla fine dello shutdown cadrà nelle mani di Illisang. Ma è comunque una vittoria per i Fnatic. È una ripresa. Assolutamente. Due uccisioni in cambio di niente. Soltanto qualche summoner spell. Fnatic che si riprendono alla grande. Pareggiano adesso le uccisioni. E nel frattempo Reckless è rimasto in corsia inferiore a farmare. E i Fnatic stanno facendo quello che vogliono fare. Dare risorse al loro superstar di carry. E ormai è oltre 10 minuti, c'è il messaggero della Landa. Questo vuol dire libertà per i Fnatic. Finché Teddy è ancora in base, si dirigerà in corsia inferiore. Sarà difficile per gli SKT andare a contestare, per quanto stia arrivando Clid. È effettivamente un 4 contro 4. Già, è un 4 contro 4 e purtroppo ai Fnatic mancano un po' di risorse, non avendo quel barile esplosivo, non vuoi veramente forzare l'aggressione. Reckless ha il teletrasporto, ma inserirsi in una situazione del genere è veramente complicato. Non solo, ma Teddy a metà strada decide di portarsi in corsia superiore, ora è già a metà strada. Eccolo qui il teletrasporto a parte dello stesso Reckless, la suprema su Khan, libertà impossibile da parte sua di potersi liberare con la pozza di sangue. Effort cerca di fare da frontline, guadagna la maggior parte del tempo e delle risorse, l'aggro stessa, gli ultimi colpi. La gabbia da parte di Veigar, ne donerà facile uccisione con il parley. Faker risponde molto bene all'uccisione sullo stesso Illisang, ma Buipo è on fire. Doppia uccisione, il capitano chiama l'ammutinamento. Trovano doppie uccisioni e questo è il vantaggio totale. Però il messaggero purtroppo l'ha preso Clid, o meglio, l'ha conquistato Clid, non è stato preso. Già, assolutamente, ancora lì quell'occhio che si guarda attorno un po' da solo, ma i Fnatic trovano 3 kill per 1 e addirittura il teletrasporto per confermare la presa dell'obiettivo. Khan dice, beh, devo tornare in corsia in qualche modo, a questo punto passo di lì, prendo l'occhio e facciamo che almeno quell'obiettivo non va sprecato. E questo è molto importante per gli SKT, una fantastica ripresa. Rivediamo il tutto però. Addirittura dal dive degli SKT, questo è stato un dive molto complicato da gestire. Nemesis si è subito portato in salvo e molto bravo qua a piazzare la gabbia che impedisce ai Fnatic di subire veramente troppo, perché Brox acquisisce un sacco di tempo grazie alla sua stasi. Teddy cerca di flashare via, ma non fa altro che andare a imboccarsi a Illisang. E in questo scontro la gestione del fight di Fnatic mi è in realtà piaciuta moltissimo, perché inizialmente bloccano l'emopiaga, l'assorbono, aspettano il tempo e appena l'emopiaga scade si voltano su Khan distruggendolo immediatamente. Il teletrasporto da parte di Reckless è arrivato, ma se lo segui con gli occhi non ha nemmeno fatto così tanto inizialmente in questo scontro. Qua è dove il fight inizia a diventare veramente interessante per i Fnatic, perché con tutto il danno d'aria che riesce ad avere con Veigar, con Xayah e Gangplank, in una strettoia del genere gli SKT fanno fatica a rispondere. Situazione che adesso giustamente vede i Fnatic in vantaggio, per quanto alla fine quel messaggero, se non altro l'hai ottenuto, ti è costata cara la vita, la maggior parte delle vite di SKT, ma se non altro l'hai ottenuto. E ora devi spingere, devi permettere almeno a Khan, per quanto sia svantaggiato in questo momento a livello di minion e di risorse contro Buipo, di riottenere il più possibile. Già, assolutamente, 0-2-2, 88 minion contro 3-1-3 e 103 minion. È una virtù della triade. Su questa corsia superiore sono messi decisamente bene, l'ittimizzazione lo fa capire. Buipo che pulisce rapidamente l'ondata, e se questo vuole essere un dive, si lancia in avanti, è un dive molto complicato. Alla fine troveranno il kick, Khan starà gestendo la maggior parte delle attenzioni. Un'ottima pozza di sangue, intanto qui cade la corsia inferiore, la prima torre di uno dei Fnatic, mentre Clid e Khan in fin di vita. Il flash purtroppo è stato già utilizzato, Buipo non ha possibilità se non ballarli in faccia. Non di più. Faker, la Faker molto aggressivo, ulti disponibile, salto con Shuriken, si lancia in avanti nonostante la trattatore, ma Nemesis gli spara una 9 in faccia e Faker implode. Faker non riesce a riattivare la sua suprema in tempo, viene distrutto, smolecolato dalla suprema di Nemesis. Particelle nell'aria. Troppo aggressivo lì sotto torre Faker. Si era fatto forte del fatto che era già rimasto stordito dalla gabbia di Nemesis, quindi anche un eventuale secondo attraversamento non l'avrebbe bloccato. Ha forzato l'aggressione, ma l'ha spinta troppo. E adesso i Fnatic ripartono. Suprema da parte di Lisang e danni di Effort. Purtroppo non c'è il follow up necessario, troppo vicino alla torre. Intanto però guardiamo come Reckless è stato libero di farmare e di prendersi una torre, 5 placche in solitario. E adesso lo vediamo con un farm sicuramente maggiore rispetto a Teddy e già un oggetto completato. Teddy l'inizio era ottimo, ma si è spento sotto quelle continue aggressioni in corsa centrale e superiore. Già, e alla fine sembra che Teddy opterà comunque per il rasoio della tempesta, non essendo riuscito a snowballare quel vantaggio. Qui possiamo rivederlo.
primo stordimento che blocca Faker, ma qua adesso si fa forte, avanza, spinge l'aggressione, ma si prende uno, due e tre colpi di torre che colpiscono. Forse il colpitore arriva un attimo prima della Suprema di Nemesis e questo permette al danno da Execute di essere ancora più potente. Già. E purtroppo non arrivano i danni. Attenzione, Faker questa volta viene ingaggiato da Brox, la torre ricordiamo è assente, un ottimo barile esplosivo, purtroppo la gabbia non connette, troppo distante Nemesis. Barile purtroppo un po' impreciso che spinge Faker contro il muro e non più indietro nel percorso come avrebbe voluto Brox. Adesso Bipo qua senza Suprema, senza poter posizionare barili per pulire la dovrà l'andata, cedere. È finalmente costretto a cedere questa torre e anche gli SKT rispondono adesso pareggiando la conta delle strutture, ma i Fnatic mantengono comunque un vantaggio in gol di 1400 unità al 15° minuto. Più che altro uno potrebbe dire, beh, non sono così tante. Sì, se non fosse che sono distribuite in maniera ottimale, già, dando a Bipo un ottimo scaling fin da subito, che è quello che effettivamente serve. E poi ovviamente a Reckless la possibilità di scalare sempre più. Lo stesso Veigar ha trovato quella prima uccisione, 4 assist durante tutte queste aggressioni e ha già un GLP nel suo inventario. Quindi Nemesis come supporto e fermezza glaciale è on point. Già, per quanto quelle due kill su Illisang non sono l'ideale, in generale la composizione dei Fnatic ha trovato le risorse dove le voleva trovare. Persino Reckless con tutto quel farm in solitario, come dicevi adesso, può vantare un CS superiore ai 10 per minuto. E è decisamente messo bene, con già un oggetto e mezzo, quasi due, nel suo inventario contro Teddy, che ha soltanto adesso completato per l'appunto quel rasoio della tempesta, tenendosi il piccone per la furia di Winston. Vedremo adesso in ogni caso come imposteranno le prossime aggressioni i Fnatic, perché adesso sono loro a condurre un po' il gioco con un vantaggio sempre più esponenziale. Vedremo adesso con magari l'arrivo di questo drago della montagna ben più appetitoso dei primi due draghi arrivati sulla landa stessa. Assolutamente, adesso tutti i Fnatic vanno a picchiare sulla torre in corsia centrale. Devono senza farlo. Troppi problemi. Ottima gabbia da parte di Veigar per andare a limitare le possibilità di difesa. Ottimi stessi barili da parte di Bipo. Partono le cannonate. C'è il reengage. Illisang impegna il proprio flash. Trova adesso la Suprema su Effort. Il barile esplosivo. Oh. La ciliegina sulla torta. Buon compleanno. E Effort cade purtroppo sotto i colpi. Nello stesso Faker si lancia in avanti con la bomba di fumogeni. Lembo piaga da parte di Khan. Cerca di spreadare la maggior parte del danno necessario. Ma non basta. Ora imprigionato nella stessa gabbia. Kill costretto a flash difensivo. Illisang in fin di vita. Teddy troverà i necessari, ma è un suicidio dopo l'altro e Bipo continua a ringraziare e guadagnare uccisioni. I Fnatic stanno spingendo alla grande, stanno prendendo kill dopo kill. Questa è una torre interna in corsia in centrale a 17 minuti. I Fnatic non danno segno di volersi fermare. E questa forse è il momento migliore, la finestra di danno maggiore, di possibilità maggiore da parte dei Fnatic. Hanno un vantaggio incredibile ed è un crescendo. Lo stesso numero di mattoni. Ma ricordiamo, dopo la presa delle prime torri è sempre più difficile spingere. Già, è come... Oh, però... wow. Questo scontro è stato veramente interessante da gestire. Il fatto che i Fnatic continuassero a mandare la pressione in avanti e gli SKT si sono uniti al fight così frammentati. Effort è morto e adesso arriva Faker e si inserisce cercando di lanciarsi in mezzo, ma viene bloccato inizialmente dal controllo di Brox e subisce così tanti danni. Illisang che addirittura trova la lama dello Zenith alla cieca all'interno della cortina fumogena, e i danni ad area di questa composizione dei Fnatic, non importa se sei visibile o no, ti coglieranno e ti uccideranno, e Faker non ha potuto rispondere. Adesso qui riprendiamo dopo il replay, corsia superiore, ci avviciniamo sempre più al 20° minuto, l'arrivo del Barone Nashor in attesa che uno dei due contendenti ne acquisisca il suo potere, quindi giustamente prime lumi di controllo e non che vengono piazzati dai Fnatic per guadagnare la maggior parte della visione. Hanno un vantaggio consistente, devono solo mantenerlo. Si lancia in avanti, purtroppo il GLP non coglie Faker, però Illisang trova un ottimo Suprema col flash, addirittura la connessione con la stessa lama, il barone esplosivo, un po' di tutto! Nemesis però non impegna la Suprema, basta la W e questa è un'altra morte per Faker. E per quanto gli SKT stiano cercando di distribuire le loro risorse a giro per la mappa, hanno anche un'ottima copertura di visione sul lato inferiore, i Fnatic li stanno colpendo tutti e cinque uniti come un pugno. Addirittura nuovamente su Effort, arriva la gabbia, la seconda connessione dei barili, arriva addirittura l'ultimo spanciato da parte di quest'ultimo, il GLP per allentarne e alla fine Nemesis insieme a Illisang troverà una facile uccisione. Gabbia che coglie Kled, l'incanta lame, Bipo un altro parlé, il capitano chiama tutti a raccolta, un'altra uccisione nelle sue mani, Bipo è on fire. I Fnatic non si stanno fermando nemmeno per mezzo secondo. Arriva un teletrasporto però in profondità da parte di Faker, sta cercando di chiudere. Le barre degli HP dei Fnatic non sono messe benissimo, ma alla fine riescono a portarsi in salvo e quello è tra l'altro anche un bel cooldown che se ne va per il mid laner degli SKT. Fnatic che a 20 minuti hanno 5000 e spiccioli gol di vantaggio, 8 kill in più, 4 torri in più e hanno aperto l'inibitore in corsia superiore.
Questa è una grande dimostrazione da parte di Fnatic, ma i nervi devono rimanere ben saldi, perché devono trovare quella consistenza, devono mantenere questa consistenza. Assolutamente, non è semplice, sì, ma devono farlo. Gli SKT più e più volte ci hanno dimostrato di essere un team che sa riprendersi dalle avversità, e se riescono a farlo, se riescono a riemergere dalla sconfitta anche in questa partita, sembreranno veramente inarrestabili. Ma qua possiamo vedere quattro membri dei Fnatic che si lanciano in maniera quasi ossessiva su Faker. Hanno il mirino laser ed è puntato sulla sua fronte. Ma se ricomincia questa volta, Buipo potrebbe sembrare una posizione svantaggiosa, ma i continui controlli sullo stesso effort non permettono il follow up di Clyde Faker. Che era suprema da parte di Nemesis. Effort esplode. Nemesis 4-0-8 con questo Veigar. Adesso ha un Mejai con 14 supportivo? Stack. Dicevamo Veigar supportivo? La non sua più, build è abbastanza più supportivo. Ha due oggetti da rallentamento e poi un Mejai con 14 stack. È quel, tra virgolette, support. Wow, e adesso i Fnatic portano già metà vita lo stesso Barone. Faker potrebbe cercare la giocata insieme a Teddy, ma i danni, senza contare l'assenza di Clyde stesso, non permettono alcuna risposta. Teddy rallentato dalle cannonate, Illisang sta correndo. Illisang sta correndo, a breve potrebbe esserci un possibile re-engage. Stanno aspettando addirittura la gabbia. Teddy costretto ovviamente al flash offensivo. Illisang non indovina l'angolo esatto. Kanna cerca di coprire, continua a inseguire Teddy. Buipo non ne vuole sapere, addirittura prende la rubessa Cremisi. Dovranno avere qualcosa. Arriva il barile da parte dello stesso Brox. I rallentamenti, la gabbia. Colgono infine Clyde. Brox otterrà l'uccisione. Per quanto Nemesis abbia impiegato la stessa nova effort, alla fine ingaggia tutti e cinque per guadagnare una facile ritirata per lo stesso Khan. Ma impiegnerà la sua stessa vita, mentre Faker sta speedbushando in top. Già, e Faker sta solo cercando di guadagnare qualcosa in cambio. I Fnatic non sono in posizione per poter aggredire. La top lane è quella esposta, ma non ci sono minion perché li sta portando via Faker. La corsia centrale era un po' arretrata e soltanto adesso si stanno avvicinando. I Fnatic però stanno continuando a spingere. E Faker mi sa che dovrà tornare a un certo punto, perché sono tutti e quattro, meglio tutti e cinque i Fnatic che vanno adesso ad aggredire questo inibitore. Andranno ad aggredire anche l'inibitore della corsia superiore. Infatti qui lo vediamo adesso. Faker, dopo aver assestato diversi colpi, alla fine quella torre cadrà. Invece cadrà? Punto di domanda. No, ci sono i minion, perché c'è un minion cannone che sta bloccando la wave avversaria. Quindi rimane persino in vita la torre. Questa è vittoria totale dei Fnatic. Anche se non riescono a prendere l'inibitore in corsia superiore, ma quello è un obiettivo che è abbastanza esposto dal permetterle di concentrarci in un secondo momento. Wow. Questi Fnatic stanno tirando fuori tutte le carte. Questi sono dei Fnatic. Questi sono i Fnatic che volevamo vedere. Questi sono i Fnatic che tutti i fan europei sapevano potersi presentare al mondiale, ma ancora non erano arrivati. E gli SKT stanno subendo la furia. E qui addirittura poco fa abbiamo visto inquadrato Illisang che chiedeva di mantenere la calma. Serve concentrazione. Un flash engage. Teddy costretto ovviamente alla sua stessa. Ringaggiato dallo stesso Illisang. O arriva il barile esplosivo di lo stesso Gameplay. Ma sarà Reckless a richiamarne l'uccisione. Wow, i Fnatic invitano alla calma e poi attaccano. E hai ancora un minuto e mezzo di Baron. Gli SKT hanno solamente i loro mid laner e top laner come carry per difendere la base. Sì, non ci sono dei minion nelle vicinanze e nell'immediato, ma questo è un secondo inibitore che cade per i Fnatic e i loro sguardi si volgono verso la corsia inferiore adesso. Sta arrivando addirittura un'ondata di minion potenziati, mentre un'altra la stanno accompagnando in corsia inferiore. Lo stesso Nemesis con Brox. Solo adesso Reckless e Illisang vanno a dare manforte a questi ultimi. Saranno altre torri, altri soldi. Il vantaggio monetario è imbarazzante. Buipo per adesso è rimasto isolato, si lanciano tutti in avanti, sarà difficile per il capitano sopravvivere, infatti così sarà. Lo shutdown cadrà proprio nelle mani di Faker, non la migliore delle situazioni, ma è pur sempre una risposta da parte di SK Telecom. Assolutamente, quelli sono 800 gol d'Italia che Faker ha incassato, e per quanto sì, quella è stata una buona kill raccolta degli SKT, ha dato abbastanza tempo ai Fnatic di potersi prendere anche questa torre interna. Sarebbe caduta quella torre in corsia inferiore, quello sicuramente. Gli SKT però adesso si devono riapprocciare a un futuro eventuale scontro con 7000 e passa gol di differenza, che sono pesanti, e la composizione dei Fnatic sta funzionando veramente bene per cercare di bloccare quello che gli SKT vogliono fare. Questo assolutamente. L'unica nota positiva, tra virgolette, in tutta questa distruzione da parte dei Fnatic è che la presa del barone e l'eventuale il consecutivo push in corsia centrale e superiore ha fatto sì che Clyde potesse clearare facilmente il drago della montagna. È comunque un drago molto importante se vuoi trovare magari un teamfight vincente e spingere il più possibile. Assolutamente, quella è la cosa più importante da considerare. Fnatic che... Allora, il modo in cui Fnatic hanno trovato questo vantaggio è la cosa più interessante, perché guardare tutti questi fight e pensare, mio Dio, gli SKT stanno veramente andando avanti uno alla volta, imboccando tutte queste kill ai Fnatic. Sì,
È solo per guadagnare tempo. È successo, ma questo dà ai Fnatic ancora più potenziale di recuperare, di trovare vantaggio, perché continuando a scaglionare continuamente i respawn timer degli SKT, il tempo in cui effettivamente tutti e cinque i membri degli SKT sono pronti a rispondere nello stesso momento viene minimizzato. Occhio a Effort sul flank, non è in visione. Effort sul flank non è in visione, a breve potrebbe mostrarsi runa da parte di Brox stesso. Questo lo fa retrocedere, Illisang va a coprire. Ovviamente non ci sono le carte anche quando manca Illisang. La presenza stessa di quattro membri con gabbia di Veigar non permette un engage. Questa è la più grande forza. Il fatto che abbiano collaudato benissimo, un'ottima sinergia di controlli. Già, a questo momento non hanno nemmeno bisogno di ingaggiare. Hanno due corsie piene di super minion che stanno spingendo verso la base avversaria. Questa qualcuno si dovrà stentare. È una guerra di attrito. Questo è un piano piano. I Fnatic questa torre se la prendono. Cannonate per andare. Separare. Sì, lancia in avanti Clid, però giustamente costretto a ritirarsi subito le prime aggressioni. Alla fine le cannonate riusciranno a guadagnare uno zoning interessante da parte dei Fnatic. Questa è un'altra torre. L'ultimo inibitore adesso è esposto. I danni che Reckless riesce ad apportare alla Mini Khan. Illisang questa volta ingaggiato su Faker, la possibilità di utilizzare la Suprema. Ovviamente Illisang vuole trovare il gruppo intero, la mucchiata. E adesso tutti e tre gli inibitori sono stati distrutti. Fnatic puntano quindi alle torri del Nexus. Gli SKT costretti alla forma più primale di difesa. Clip si lancia avanti. Clid trova su Nemesis il kick, ma viene disintegrato dallo stesso Wipo. E poi Nemesis con la Nova, un ottimo flash di rispetto. La Suprema di Illisang si disperderà nel vuoto, ma alla fine Wipo ha il tempo di incassare ancora più barili. E alla fine lo shutdown da parte di Faker, ma dovrà cadere. È il momento finale. E adesso soltanto Faker è in vita. Quattro membri dei Fnatic stanno spingendo sulla sua base. Faker è il tuo momento di difendere, ma non teletrasporto di Reckless. Cade la prima torre, cade la seconda torre. I Fnatic ad un passo dallo strapiombo riescono a rialzarsi, riescono a trovare la vittoria che li porta ancora un giorno in più in vita. I Fnatic distruggono e smolecolano questi SKT. GG Fnatic, che fenomenale ripresa davanti al pubblico di Berlino. I Fnatic assestano la prima sconfitta del torneo agli SKT. E questa è una dichiarazione di forza. Questa è una vittoria importantissima per i Fnatic. Questa vittoria significa che adesso l'ultima partita della giornata decide chi avanza e chi